E continuiamo ora ad occuparci di elezioni amministrative. Sono 33 i comuni in provincia di Campobasso che rinnoveranno i propri organi elettivi a maggio 2014. Tra questi troviamo Ripa Limosani. Andiamo a collegarci in diretta con la collega Samantha Ciarla che si trova proprio al municipio, alle porte di Campobasso. Samantha, mi senti? Sì, Tiziana, buongiorno a te, buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto tu, ci troviamo a Ripa Limosani, alle nostre spalle potete vedere anche il campanile di Piazza San Michele. Sono in compagnia del sindaco Paolo Petti. Come hai detto tu, questo è uno dei comuni che andrà al voto. Sindaco, lei ha amministrato Ripa Limosani negli ultimi anni, possiamo fare un bilancio di questo mandato? Sì, allora devo dire che il bilancio secondo me è positivo perché nonostante i tempi difficili che hanno chiaramente interessato tutti i comuni italiani, siamo riusciti a costruire alcune cose, per esempio il campo sportivo, aprire un centro geriatrico, avviare la raccolta differenziata porta a porta che avrà un completamento fra non molto con un contributo che otterremo per via dei PISU e avvieremo molti lavori per un importo complessivo di 3 miliardi, 3 milioni di euro. Tra questi sono contemplati due lavori che interesseranno il centro storico di Ripa Limosani, altre infrastrutture che sono sparse lungo il territorio. Chiaramente questi risultati si sono, diciamo, hanno avuto la loro concretezza alla fine del mandato perché chiaramente per le vicende sia politiche ma soprattutto economiche che hanno caratterizzato il nostro paese e quindi tutti i comuni d'Italia, c'è stato un rallentamento di almeno 2 anni e mezzo, 3 anni, che hanno costretto le amministrazioni ad affrontare, diciamo, con le proprie risorse, quando possibile, tutte le iniziative che erano messe in campo. Però credo che alla fine, del mandato riusciremo, o perlomeno all'inizio dell'altra legislatura, riusciremo ad ottenere appunto questi finanziamenti che ci permetteranno di avviare questi lavori. Ecco, questo è un comune che conta circa 3.125 abitanti, forse uno dei pochi comuni che non ha sentito tanto il fenomeno dello spopolamento. Sicuramente no, anche perché diciamo nella zona alta del paese sono in atto varie, diciamo, costruzioni con lottizzazioni in corso che vedono un incremento della popolazione anche dovuto al fatto che le abitazioni hanno un costo leggermente inferiore a quello degli altri del comune di Campobasso e molta gente preferisce, anche per avere un vantaggio dal punto di vista economico, comprare qui e avere la città a portata di mano con tutte le infrastrutture che sono molto vicine e prossime al paese. Concludiamo il nostro collegamento con l'ultima domanda: si ripresenterà a maggio o no? Sembra che ci siano le condizioni per farlo. Io chiaramente chiedo l'aiuto dei giovani perché ci sia un rinnovamento, anzi io cederei il passo se ci fosse, come dire, l'individuazione di una nuova figura che possa intraprendere questo cammino che è pieno di responsabilità e deve essere, diciamo, di questi tempi anche di competenze perché bisogna conoscere un po' tutte le questioni che sono inerenti alle amministrazioni. Vedremo nei prossimi giorni cosa si concretizzerà. Io sono a disposizione, se mi viene chiesto, sono qui a disposizione del Paese. Bene, Tiziana, se dallo studio non ci sono domande, da Ripa Limosani è tutto. Grazie Samantha e grazie al sindaco di Ripa Limosani.